si accomodi pure. Grazie. Grazie. E con Ferruccio De Bortoli. In studio eccezionalmente, che siamo abituati a vederlo sempre in collegamento. Ciao Ferruccio, si accomodi pure. D'Alema, gentiluomo, aspetta che mi siedo io per sedersi. Se mi autorizza mi seguo anche. Perché l'ho visto lì in piedi, che non si sedeva fin quando io non mi sedevo. Allora, come va? Che un po' che non... No, da noi era venuto recentemente, però... Gli ho fatto un'intervista a distanza. Così un po', diciamo, più complicata di quella che faremo in studio. No, va bene. Personalmente va bene. Cioè, la situazione politica, se si riferisce a questo, è abbastanza preoccupante. Sì. Cosa la preoccupa di più, l'Europa o l'Italia? No, l'Italia. L'Italia. L'Europa no. L'Europa, devo dire... Io sono abbastanza ottimista. È ottimista? Sì, perché penso che, diciamo, l'assalto della destra nazionalista, neofascista, eccetera, è sostanzialmente fallito. E però la scossa è stata molto forte e io penso che le forze politiche democratiche europee, che hanno saldamente il controllo della situazione, però siano consapevoli che devono cambiare. Quindi io credo che non si può andare avanti come prima. Non si può andare avanti come prima. Lei è sicuro di questo? Beh, è una sensazione. Una sensazione. Sicuro, non è sicuro. È una mia sensazione, conoscendo un po' il mondo politico europeo, e credo che ci sarà, primo penso che ci sarà, schiereranno delle personalità autorevoli nelle posizioni. Secondo penso che qualcosa cambierà. Quindi, la mia sensazione. E questo farà sì che, insomma, i sovranisti, che hanno comunque ottenuto una certe posizioni, insomma, non riusciranno in qualche modo a organizzare un fronte comune o una reazione dentro l'Europa. Non ho idea di che cosa possano organizzare. Comunque nell'assetto politico europeo sono evidentemente marginali. Ecco, ma anche tu però sei preoccupato più dall'Italia che dall'Europa? L'Europa, come diceva il presidente D'Alema, insomma, è confermata, insomma, la maggior parte dei cittadini europei ha confermato sostanzialmente l'idea d'Europa. Farebbero male i partiti tradizionali a pensare a uno scampato pericolo e a non cambiare, forse qualche cambiamento lo avremo già in queste ore, per esempio. Sì. Chi sarà il presidente della Commissione, forse lo stesso meccanismo attraverso il quale si arriva a designare un presidente della Commissione, forse verrà cambiato. Insomma. E poi questa pattuglia di sovranisti che è molto divisa su molti temi, in particolare sul rigore di bilancio, certo, che i sovranisti d'Oltralpe considerano sacro, conta, ma... e sotto le Alpi un po' meno. Insomma. Quindi, cioè, da quel punto di vista, diciamo, c'è poco da fare affidamento sugli altri sovranisti per cercare di ottenere... Non so a quali alleati si aggrapperà Salvini, però non dobbiamo sottovalutare, anche alla luce del grande successo che ha ottenuto, le sue qualità. Ma secondo voi, come mai, come diceva D'Alema e anche come dici tu, poi i sovranisti hanno avuto un successo limitato in Europa, però in alcuni paesi senz'altro più che in altri, e tra quelli c'è il nostro? Cioè, come mai in Italia la Lega di Matteo Salvini e anche il partito di Giorgia Meloni, cioè due partiti di destra, non di centrodestra, hanno avuto, come dire, dei consensi così significativi? Ma se le potrei dire che non è la prima volta nella storia che l'Italia va a destra e il resto del mondo no. Diciamo. Forse in circostanze precedenti le conseguenze sono state disastrose. Spero che questa volta non siano altrettanto disastrose, quindi... Ma le considera paragonabili? Non le considera paragonabili? Ma paragonabile no, nulla è paragonabile, diciamo. Diceva un grande maestro che la storia si ripete come farsa. Si svolge come tragedia, ma si ripete però come farsa. Però questa non sembra una farsa. No, no. Assolutamente. Beh, è una cosa seria, però voglio dire... Anzi, sarebbe sbagliato pensare a... No, è una situazione che io ritengo preoccupante. Perché? Proprio perché ritengo che in Europa si avvierà un processo politico nuovo, temo che il nostro paese rimanga sostanzialmente ai margini.
Questo è un fatto negativo. Cioè che non riuscirà in nessun modo a inserirsi. Beh, se uno legge proprio le agenzie, diciamo la discussione sull'assetto europeo si è aperta. E i protagonisti sono i democristiani, a guida tedesca, sì. I liberali, a guida francese, perché Macron, portando i parlamentari del suo partito nell'ALDE, diventa di fatto il riferimento del partito liberal-democratico, e i socialisti, direi a guida spagnola. Infatti la consultazione è stato Macron ha consultato i portavoce dei socialisti e dei democristiani. Cioè lì si decide il futuro dell'Europa. Non mi pare che nessuno chiami Salvini, ma non perché appartiene ad una forza marginale, insomma, numericamente e politicamente. Quindi marginale. Rischiamo di essere tagliati fuori anche secondo te? Beh sì, rischiamo di essere tagliati fuori anche e soprattutto nelle decisioni che riguarderanno il commissario dell'Italia. Non so se sarà un commissario di peso, forse sì. Rischieremo di avere un commissario di serie B e soprattutto nelle decisioni che riguardano il futuro assetto della Banca Centrale Europea. Noi perdiamo un presidente che rimpiangeremo, Mario Draghi. Che rimpiangeremo, e forse non avremo, almeno nel primo periodo, un commissario. Però se posso aggiungere una piccolissima cosa, sì, certo. Farebbero male i partiti che hanno vinto a marginalizzare troppo l'Italia. Io spero che questo calcolo venga fatto, perché comunque il voto a Salvini e il voto alla Le Pen rappresentano una forma di disagio popolare abbastanza diffuso anche in altri paesi, anche se non ha avuto quel tipo di successo politico, che non va sottovalutato. Speriamo che non facciano questo errore. Ecco, ma lei si aspettava per esempio questo successo della Lega di Matteo Salvini, il 34%, e questo crollo del Movimento 5 Stelle? Beh, mi aspettavo questa tendenza, devo dire che è andata probabilmente al di là delle aspettative. Ci si poteva aspettare che 5 Stelle scendesse intorno al 20% e la Lega andasse intorno al 30%. C'è stato qualcosa di più, diciamo, nel risultato. Ma perché i 5 Stelle sono stati così penalizzati da questa alleanza di governo, secondo lei? Beh, parliamoci chiaro. La Lega è una forza politica che ha una cultura di governo. Che è una cultura di governo della destra, anche in più sostenuta da una certa pratica di amministrazione anche efficace. Il Movimento 5 Stelle è andato al governo avendo un impianto culturale che non stava in piedi. Non esiste più la destra e la sinistra, cioè le idee portanti sono idee che vanno bene per le chiacchiere da caffè, ma portate alla sfida del governo hanno rivelato la loro fragilità, perché non è vero, perché quando tu devi decidere se far pagare le tasse ai ricchi o ai poveri devi fare una scelta che è o di destra o di sinistra, lo puoi dire al caffè che non c'è più la destra e la sinistra, ma quando vai a governare quell'impianto culturale si rivela fragile. E questo è il risultato. Però i 5 Stelle sostengono che poi sono stati gli unici in questo paese, dove la sinistra ha governato negli ultimi 5 anni, a farsi carico, per esempio con la misura del reddito di cittadinanza, sì, delle persone più deboli, di quelli che non ce la fanno ad arrivare. Ma infatti io penso che non si dovesse, Io penso che non si dovesse votare contro il reddito di cittadinanza. Poi magari l'hanno fatto male. Ma io sono d'accordo su questo, cioè sono d'accordo con De Bortoli quando dice attenzione, perché in questo voto, quello italiano e poi quello europeo, si è espresso un malcontento popolare di cui ci si dovrà far carico. Io spero che l'Europa cambi, sono critico verso un impianto europeo, le regole, le politiche, che ha funzionato fino a quando c'era la crescita economica e il problema era quello di contenere l'inflazione e garantire la stabilità monetaria. Dopo la crisi del 2007-2008, quando la grande sfida è diventata crescita, occupazione, l'Europa non ha funzionato più. Allora, questo è il tema. Ecco, tra l'altro Salvini ha appena detto non mi piacciono giochini di palazzo alla Renzi. O vado avanti con questa squadra oppure torno dagli italiani a chiedere il voto.
Secondo te questo governo va avanti o ci aspettano elezioni anticipate prima di quanto immaginiamo? Beh, non abbiamo... Visto che adesso anche molti consigliano ai 5 Stelle andatevene perché lì siete destinati, come dire... Intanto le Camere le scioglie il Presidente della Repubblica, certo, ovviamente. Non si è mai votato in autunno. Io credo che cercherà di condizionare questo governo, quindi di cambiarne un po' la guida. E io non credo che il Movimento 5 Stelle abbia interesse ad andare subito al voto, perché rischierebbe un nuovo risultato deludente. Quindi dovranno trovare un compromesso. Ma si aspettano, rischia ancora di più? Ma insomma, però insomma, il collo è stato notevole, insomma. Cioè, sarebbe anche un modo di certificare l'incapacità di tenere il rapporto con un alleato che è diventato poi improvvisamente molto più grande, ingombrante, insomma. Io penso che andranno avanti. L'incognita non deriva da loro, ma deriva da qualcosa che sta nel rapporto con l'Europa e con la Commissione, vedremo poi questa lettera di richiamo, e poi con i mercati che sono sempre un po' esorcizzati. Come reggeranno? Come reagiranno? Ecco, ma intanto scusami, solo questo lo chiedi, ma secondo te arriverà questa lettera di richiamo prevista per il 5 giugno? Sì, che annuncia una procedura di infrazione per debito eccessivo. L'inizio di una procedura, ma anche lì ci sarà un certo garbo, ovviamente ci sarà una interlocuzione e qualche risposta che credo che sia già pronta. Lei che pensa, Valema? Devo dire che la fortuna di Salvini, che è il commissario all'economia, non è sovranista, sì, è socialista, sì, e come tale quindi è più aperto, diciamo. Perché se fosse stato sovranista, cosa è la fortuna? Questo è il paradosso. Il paradosso è che quando Salvini vuole trovare un governo che si prenda qualche migrante dalle navi, trova i primi ministri socialisti. Quando Salvini ha bisogno di un commissario europeo che non faccia la procedura di infrazione, trova un socialista. Cioè, la fortuna di Salvini è che in Europa ci sono ancora i socialisti, i quali sono più solidali in materia di politiche di immigrazione e meno rigoristi in materia di politiche di bilancio. Perché se fossero tutti come lui, i suoi amici, gli immigrati non li vogliono. E in termini di politica di bilancio dicono che bisogna colpire l'Italia. Quindi la fortuna di Salvini sono i suoi avversari, diciamo, che fortunatamente ancora esistono e gli danno una mano. E ancora governano l'Europa. Ma secondo lei ce la fa questo esecutivo ad andare avanti? E a varare una manovra economica da quanto sarà? 30 o 40 miliardi? Beh, adesso se ci aggiungiamo anche i 30 miliardi della flat tax, diventa allora una cifra inimmaginabile, insomma. Dovrebbero tagliare un po' le spese, ma non si capisce se cominceranno. Io dico, le condizioni politiche perché si faccia un altro governo, le elezioni non le vedo. Perché ovviamente questo governo, dico da osservatore, potrebbe essere sostituito o se Salvini e Berlusconi trovano un'intesa, e secondo me lì la frattura è abbastanza profonda. Cioè è difficile che tornino insieme. È difficile. Oppure se 5 Stelle apre un dialogo a sinistra. Altre vie, altre soluzioni politiche non ce ne sono. Ma in questa legislatura e nessuna di queste soluzioni, nessuna di queste soluzioni mi sembra, diciamo, plausibile allo stato delle cose. Però è vero che il governo sarà alle prese con delle sfide oggettive enormi, perché la situazione di bilancio, i pasticci che sono stati fatti, le aspirazioni contrastanti. Cioè il governo, più che essere, diciamo, in difficoltà politica, è in uno scontro drammatico con la realtà. E io temo che se la realtà finirà per vincere contro il governo, il prezzo lo pagheranno gli italiani. Questa è la mia preoccupazione maggiore, è questo, perché alla fine se si sfascia la finanza pubblica, eccetera, questo ricadrà sugli italiani, sui risparmi degli italiani, insomma questa è la realtà, diciamo. Non è che faremo un dispetto a Bruxelles, a Bruxelles se l'Italia va alla deriva qualcuno si dispiace, naturalmente che abbiamo anche degli amici, ma insomma non è che mettiamo in crisi la Commissione Europea. Ecco, ma secondo temo lei che il prezzo si pagherà qui. Fa bene Zingaretti a chiedere elezioni anticipate non avendo ancora, anche se come dire il partito ha guadagnato dei consensi, un progetto politico alternativo
e neanche delle alleanze, perché poi se vuoi governare questo paese devi comunque trovarti anche delle alleanze a quello attuale. Zingaretti fa bene a chiedere, tanto sa che non le ottiene, quindi sono quelle richieste che si possono fare abbastanza tranquillamente. Non è questo il problema, ma no, io penso... Io sono molto contento che il PD ha avuto questo segno di ripresa, insomma, e che soprattutto, al di là del risultato elettorale, che pure certamente ha un suo segno più, ma il dato politicamente importante è che questo voto ripristina il bipolarismo. Quindi anche lei pensa che si torna al bipolarismo? Certo, è un bipolarismo in cui il centrosinistra parte molto sotto. Questo... Non ancora del tutto, ovviamente. Sicuramente il centrodestra, che è ormai a quasi il 50%. Esatto, cioè, però centrosinistra è tutto da ricostruire. L'assetto è un assetto bipolare. Ora, diciamo, il polo del centrosinistra deve essere ricostruito. E qui ci vuole il coraggio. Io capisco, Zingaretti è andato alle elezioni, doveva tenere tutti uniti, ma qui ci vuole veramente il coraggio di una cultura innovativa, di una grande apertura, perché ecco, se ci si accontentasse in termini di partito di questa situazione, secondo me sarebbe un po' poco. Ma lei pensa che un domani, se si dovesse tornare a elezioni anticipate, se cambiasse completamente il quadro, si sfasciasse questo governo, si potrebbe ipotizzare un nuovo dialogo, anzi un dialogo tra 5 Stelle e detto partito? Troppi sì, diciamo. Guardi, 5 Stelle e il Partito Democratico. No, dico... Anch'io faccio l'analista adesso, ma normalmente al terzo se non rispondo più, diciamo, perché no, ma invece vorrei dire una cosa, la risposta migliore a questa domanda, a cui secondo me il segretario del PD non dovrebbe rispondere, la risposta migliore l'ha detta Romano Prodi. Cioè? Il quale alla domanda, ma questa domanda che è un divertimento, diciamo, salottiero, ma il PD 5 Stelle di sinistra si può alleare con la sinistra, eccetera, ha risposto: il problema del PD è mettere in campo una prospettiva alternativa per il Paese. Alternativa alla destra, ad un governo dominato dalla destra. Sì, ma 5 Stelle farà quello che vuole a quel punto. Quindi, cioè, il la problema, questione riguarda il PD. Io, se fossi nei panni del PD, non mi porrei il problema di cosa fa il PD verso 5 Stelle. Mi porrei il problema, una volta ricostituita quella dialettica destra-sinistra, che è la normalità democratica, una volta fatto questo, è 5 Stelle che deve dire cosa vuole fare col PD, non il PD che deve dire cosa vuole fare con 5 Stelle. L'analisi dei flussi dimostra che una parte consistente del voto dei 5 Stelle è andata verso la Lega. Non verso il Partito Democratico. Verso la Lega o verso l'astensione? Verso l'astensione. Come mai? Una me? Grande parte verso l'astensione e pochissimo verso il Partito Democratico. Io ho una mia risposta, ce l'ho. Che, parliamoci chiaro, l'elettorato che era stato di sinistra e... Io racconto sempre, che è un fatto vero, mi ha detto un tassista romano, perché dice che tra i non moltissimi che votano a sinistra. Sono salito un tassì e mi fa: ah, sono contento che lei sta qui. Così parliamo di politica, non era proprio al massimo, ma è giusto. L'ha fatto anche Andreotti in un famoso film. E quindi mi fa: io ho sempre votato per voi. Già questa prima parte del messaggio era significativo, perché lui... che io avevo fatto un altro partito, non se n'era neanche accorto. Quindi... la vedeva ancora dentro il Partito Democratico. Pensavo, lui parlava a me come il Partito Democratico. Benissimo, ma questo è, come dire, è istruttivo. Lo dico in modo autocritico. Quando uno fa un partito non se ne accorge nessuno, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Allora dice: io ho sempre votato per voi. Stavolta no, perché c'era Renzi. E non sono pochi che hanno ragionato così. Certo, quello... Poi mi fa: ho votato 5 Stelle, andiamo avanti, io zitto sempre per noi. C'è un semaforo, si ferma al semaforo, si gira e mi fa: mi sa che mi sono sbagliato. Ma questo quando? No, prima delle elezioni. Allora mi guarda e mi dice: se mi proponete qualcosa di nuovo posso tornare a votare per voi. E se n'è andato. Cioè, io ho capitalizzato questo messaggio, perché c'è dentro più politica di tanti pensieri che facciamo noi. Cioè, che
questo elettorato, che è stato anche storicamente di sinistra, e poi si è sentito tradito dalla sinistra, ha votato 5 Stelle o non ha votato, può tornare a votare a sinistra se ha la sensazione che noi gli proponiamo qualcosa di nuovo. Io penso che Zingaretti, per amore di unità, cioè, ha finito per offrire un'immagine troppo continuista. E quindi, essendo lui però diverso, questo è servito a compattare il nostro mondo, ma non a recuperare quelli che non ci hanno votato, perché quelli che non ci hanno votato quella immagine l'hanno rifiutata. Quindi qui c'è, come dire, un equilibrio tra unità del partito, valore sacro, continuità, valore importante. Non sono mai stato per le rottamazioni, quindi non mi piace neanche rottamare gli altri, però anche un elemento di innovazione che deve essere più forte. Questo è la mia il mio consiglio. Sentiamo De Bortoli. Una grande innovazione sarebbe quella di dimostrare che c'è una sinistra che non litiga, perché tutta la storia è stata fatta Unione con una sinistra che poi alla fine si divideva sulle cose più importanti. E adesso rischiano di ricominciare. Adesso c'è una frammentazione. Oggi è l'intervento Renzi, Giachetti. Ma noi abbiamo fatto campagna elettorale, non abbiamo litigato. No, questa campagna elettorale. Però adesso, oggi, per esempio, Giachetti ha già detto è inutile che dite che siete andati bene, perché comunque avete preso i voti del Partito Democratico insieme di chi se n'era andato. Non voglio entrare si può accontentare del secondo posto. Certo, per chi l'ha portato al terzo posto, facciamo perdere. Sarebbe troppo facile replicare a queste cose. Ma comunque c'è qualcosa di vecchio in questa discussione. Parlo con non partecipo, non aspiro a nulla, non faccio più. Perché non fa più politica attiva. No, politica, faccio certo, politica con le idee. Se la politica ha bisogno di idee, se no mi ritiro in buon ordine. Cioè cerco di fornire delle idee. E mi interessa, come dire, è l'analisi che è vecchia. Sento dire perché si vince al centro. È una frase che suona molto bene, sembra intelligente, ma che cosa vuol dire? Che cos'è il centro? Sì, oggi? Questa è una frase che viene ripetuta sì, spesso. Sì, ma che cos'è il centro? Cioè, perché quando nel passato si faceva questo discorso, aveva un senso chiaro. Cioè, la sinistra rappresentava i lavoratori e il centro era il ceto medio, no? E quindi bisognava, non si poteva vincere senza un'alleanza, una conquista del centro, eccetera. Ma oggi, dice, abbiamo bisogno dei moderati. Ma se in Italia votassero solo i moderati, il PD sarebbe il primo partito. Perché diciamo le cose come stanno. È estremamente moderato. Ma diciamo le cose come stanno. Se votasse solo la giunta di Confindustria e il direttivo dell'ABI, chi sarebbe il primo partito italiano? Perché vota per il per PD. PD? No. Non credo che voti per il PD. Non credo proprio. Una parte. Se una parte del nord vota. Qual è il problema della sinistra e del PD? Il problema è che gli operai votano tutti per Salvini, la grande maggioranza, gli operai, invece di continuare a dire dobbiamo conquistare il centro. Io, se fossi un dirigente ancora del PD, piglierei uno come Landini, uno dei pochi capi operai che sono rimasti alla sinistra, e farei un seminario di una settimana per cercare di capire almeno come ricominciare a parlare a quel popolo. Però, Presidente, bisogna andare nelle fabbriche, quelle che sono rimaste, nei luoghi di lavoro, nelle periferie urbane. E purtroppo negli ultimi anni il PD e anche le rappresentanze di sinistra non ci hanno dato. Sono d'accordo. Allora, questo è il problema. Il problema è questo, parliamoci chiaro. Questo rapporto con il popolo minuto, è un rapporto che si è logorato nel corso di tanti anni, ma negli ultimi anni ha avuto un collasso. Diciamo le cose, ha avuto un collasso, perché quando la sinistra si mette contro i sindacati, c'è stata proprio una frattura. Allora, è lì il punto. Che è lì che bisogna lì recuperare. È il non so se quello è il centro, chiamiamolo centro per comodità, ma il problema è come si ritorna a parlare al popolo, quello che vive una condizione sociale
più difficili e in particolare al mondo dei lavoratori. E poi ci vuole una proposta forte, perché in questa campagna elettorale abbiamo faticato a capire la proposta del PD e della sinistra, per cui gli elettori si sono trovati di fronte ad un bipolarismo di governo e hanno scelto. Allora, andiamo in pubblicità e poi torniamo subito qui in studio. Con Massimo D'Alema e Pierluigi De Masi. Massimo D'Alema, Ferruccio De Bartoli, in studio qui con noi. Voglio farvi solo un'ultima domanda, perché adesso poi andremo a vedere un servizio. Se tutto lascia pensare che si andrà verso un'uscita della Gran Bretagna non concordata con l'Unione Europea, almeno dagli ultimi risultati elettorali in quel paese, qual è il rischio più grave di una situazione di questo genere? Beh, intanto secondo me la vicenda Brexit veramente dimostra quanto è difficile rimettere indietro le lancette della storia, persino per un grande paese come il Regno Unito. Se se ne andranno in modo brusco sarà pesante per loro e per l'Europa, dal punto di vista economico e sociale molto di più per loro, ma comunque l'Europa perde peso politico, parliamoci chiaro. Io, senza la Gran quegli Italia. Europei che scrollano le spalle perché se ne va il Regno Unito non li capisco, perché è chiaro che la presenza del Regno Unito nell'Unione Europea dà forza politica all'Europa sulla scena mondiale, quindi è un danno per tutti. Consola poco pensare che per loro il danno sarà probabilmente maggiore. Ferruccio De Bartoli? La Brexit è stata in questi 3 anni un grande spot per l'Unione Europea, insomma, se ne anche un grande paese non riesce ad andarsene, insomma, vuol dire che il progetto è un progetto molto importante, i vantaggi sono superiori ai rischi. Ovviamente si perde, diciamo, una componente fondamentale, non ci proverà più nessuno probabilmente dopo il Regno Unito. Certo, diciamo che sarà di lezione per tutti. Allora, grazie a Massimo D'Alema, grazie a Ferruccio De Bartoli. Noi andiamo...